Il saggiatore è un'epistola scientifica indirizzata all'amico Virginio Cesarini, scritta da Galileo nel 1622 e pubblicata nel 1623 dall'Accademia dei Lincei. Assieme alle lettere copernicane e al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, essa costituisce il fulcro dell'attività divulgativa a cui Galileo dedicò tutte le sue energie fino al processo del 1633, allo scopo, come scrive egli stesso, di rifare i cervelli. Per avere una visione d'insieme dell'opera, è molto utile leggere il frontespizio o pagina iniziale. Il saggiatore, nel quale, con bilancia esquisita, cioè perfetta, compiutamente realizzata e giusta, si ponderano, cioè si pesano, si valutano con attenzione, le cose contenute nella Libra astronomica ac filosofica, cioè nell'opera di Lotario Sarsi Sigenzano, dal titolo Bilancia astronomica e filosofica. Lotario Sarsi Sigenzano è l'anagramma di padre Orazio Grassi, l'autore del trattato in questione. Con l'espressione le cose contenute nella Libra astronomica ac filosofica, Galileo si riferisce alle posizioni assunte dall'autore in merito alla natura delle comete, considerate corpi materiali orbitanti attorno al Sole. Il saggiatore è scritto in forma di lettera, è cioè un trattato scientifico in forma epistolare, indirizzato all'illustrissimo e reverendissimo Monsignor Virginio Cesarini, membro dell'Accademia dei Lincei, maestro di camera di Nostra Santità, cioè alto funzionario della corte papale. L'autore è il signor Galileo Galilei, membro dell'Accademia dei Lincei, nobile fiorentino, filosofo e primo matematico del Serenissimo Granduca di Toscana.